Sul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo insieme a Vita da Sims 2.0. Allora ragazzi, qui c'è successo qualcosa, siamo andati avanti, ho avuto dei problemi praticamente con il monitor che è in 4K, ma la scheda grafica e la registrazione al gioco in 4K non ce l'ha fatta a tirarmela, per cui mi è venuto tutto il video a scatti, però ormai avevo salvato e quindi gli eventi sono andati avanti. Detto questo, cosa è successo nello scorso episodio? Nello scorso episodio è successo semplicemente che Ain, l'amico di suo fratello, che però ha avuto una notte di passione con Elinor, continua a scriverle, a cercarla, ma lei fa l'evasiva perché comunque dice che è troppo piccolo per lei, che non va bene e che insomma, non, anche se cerca l'anima gemella, non pensa possa essere lui. Mentre, cosa è successo a Kiran? Ecco, lì è successo che ha avuto il suo primo fichi fichi con rabbia. Lei adesso è venuta alla lavanderia, ovviamente, cioè, non posso farci niente perché non ho i panni dietro, però fa il bucato. Oh sì, questa cosa la faccio. Quindi lei è venuta qui a lavare i suoi panni alla lavanderia pubblica, ma per caso c'è anche qualcun altro, e non è proprio un caso, in realtà c'è Ain. Lei è qui che sta facendo praticamente il bucato, vuole lavare il suo bucato, perché ovviamente nel suo appartamento è troppo piccolo, non c'è posto. In realtà, ragazzi, avremo la nostra lavatrice poi. E ecco chi arriva, Ain. Aspetta, parlaci. Saluto, chiedi della sua giornata, lei comunque, ripeto, è molto evasiva. Ciao, ma tu che ci fai qui? Ormai ho chiesto a tuo fratello, dov'eri? Perché ho bisogno di parlarti. Il che ovviamente lascia stranita a lei, perché dice, addirittura, cioè, tu non hai altro a fare nella tua giornata, a parte rincorrermi. Insomma, diventa un pochino anche scontrosa. Però lui è testardo, lui fondamentalmente ci tiene a Elinor, e quindi non si vuole dar per vinto. E due, però, iniziano un po' a disputare sulla questione. Ecco, mi è andata via l'azione. Dove sei finito? Ain, vieni qua. Disputa, dovete disputare di quello che volete. Tanto nella mia fantasia voi state disputando sulla vostra relazione che non è nata, ma che lui vorrebbe avere. Infatti mi sta giudicando solamente per l'età e non è giusto perché dovreste giudicarmi in base invece al tipo di persona che sono, come sono io, e tu con me ci stai bene, si vede che ci provi delle emozioni quando siamo insieme, e quindi è assurdo che tu ci rinunci, un po' il discorso che più o meno fa Belen a Christian, no? E fa, vabbè, ma c'è un'età che differenza, tu sei la madre di mio fratello, e quindi fa, non sono mica tuo padre, io non sono mica io il tuo fratello, dov'è il problema, anche se sono amico di tuo fratello? Insomma, quindi iniziano a discutere su questo argomento. Argomentazione che, come potete notare, gli sta prendendo parecchio. Mentre aspettiamo che i panni vengano ripuliti, magari ordiniamo. Ce la faccio, ordino una bevanda, non da asporto, anzi sì, da asporto perché mi piace di più, consigliata dal barista. Facciamoci consigliare da lei e poi hai fame, tu non credo. No, infatti, ti basta così. E poi vi sedete qua insieme. Prendiamoci la bevanda consigliata dal barista. Cosa ci consiglierà mai di buono? Cioè, questa sim è bellissima, ragazzi. Comunque, dovrò riutilizzarla da qualche parte perché mi sembra sprecata qui questa cara Brenna. Non sono molti sim che riescano ad assaggiarla. Goditela. Cosa ci ha fatto? Aspetta, fammi vedere. Fermo.
Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Siediti insieme. Vabbè, ordina e poi vieni qua a sederti con noi, Ain. Lui suona. Senti energica. Ah, ok, Cortado. Qualità normale. Vi potevate sedere insieme. Siediti qui allora. E continuate a parlare. Cioè, lui comunque ora qui sarebbe stato meglio comandare lui. Appiana la discussione, dai. Dice, a me mi dispiace che stiamo litigando. E lui gli dice, dai, ti prego, dammi almeno un'opportunità. Lei però ha bisogno di pensarci un attimo, anche se comunque vedere lui così animato nel volere questa occasione sicuramente la sta convincendo ad accettare e a cedere. Magari è solamente una sua fissazione. Perché effettivamente a lei Ain piace. Cioè, Ain gli fa battere il cuore. Quindi fatevi anche una conversazione profonda. Poi prende e sposta il bucato nell'asciugatrice. Fantastico lo staff pack della lavanderia. Peccato che non sono veramente i suoi panni. Stiamo lavando i panni di chissà chi. Dai. Ok, e poi torniamo da Ain, che mi sono persa per la strada, è qua. Chiamalo da te, magari. Chiama da te. Non c'è chiama da te, va bene, l'abbracci, perché comunque ti sei addolcita, quindi lei lo vuole abbracciare. Ma non gli ho detto di asciugarli, ho sbagliato. Asciuga il bucato, ovviamente. Poi se venissi qua, Ain, mi faresti una cortesia. Siediti insieme, digli siediti insieme così almeno. Viene di qua. Però mi asciughi il bucato, intanto sennò ci facciamo notte qua, sono già l'8:30. Condividi un segreto e gli dici sì, va bene, è vero, qualcosa per te provo. Fammici solo pensare, dammi un po' di tempo e vediamo cosa succede. Però l'unica cosa che potreste fare di romantico, non chissà cosa. Però uno stringi ci può stare. E dopodiché sciogliamo anche il gruppo. Dai. Ok, lo stringi, me l'ha annullato. Quindi riprendiamolo. Stringi. Dai. Lui è carinissimo. Ragazzi, la prima che viene in lavanderia automatica. Fantastico, ci voleva la foto, anche se lui aveva gli occhi chiusi. E lui è felice perché è riuscito comunque nell'intento di convincere lei a dargli questa benedetta occasione. Ti tratterei come una principessa in un castello. Guarda il bucato, dai. Fai la pipì. Che ti scappa. Telefono fa un rumore fastidiosissimo quando suona e passerei al controllo di Kiran Lash. Ecco, Kiran è restato tutto il pomeriggio insieme a Eileen, la sorella di Ain per l'appunto. Legge il messaggio e poi svuota la bacheca, vai. Eleanor è diventata buona amica di Kiran, ma Kiran sta per avere una sorpresa. O meglio, se la sto invitando io, fate finta che lui stia chiamando, magari non lo so, stia chiacchierando con Eileen. Anzi, chiacchiera. Chiacchieraci veramente. Oh, piccola sonno. Controlliamo la porta, perché Rabia sta arrivando a fargli visita dopo 2 mesi che lui comunque è sparito. Invitiamola a entrare. Lui non si immagina sia lei, ovviamente. Dice rabbia. E tu che ci fai qui? Ecco, magari se non glielo dicevi di spalla era uguale.
Allora, facciamo che l'aggiungiamo al gruppo per semplificare le cose. Si siedono sul divano perché lei gli sta dicendo che ha bisogno di parlare con lui. Non ti fare il selfie, rabbia, ora non mi sembra il momento. Ecco, forse da questo fumetto avete già capito qual è la notizia che Rabia deve dargli. E facciamo una cosa, anzi, intanto. Deve parlargli e praticamente gli sta dicendo: guarda, l'ultima volta che abbiamo fatto l'amore e tu sei sparito. Ha lasciato comunque un risultato. Sono incinta. Kiran non l'ha presa per niente, ma per niente bene. Non è affatto felice della cosa, come si può ben notare. E lei gli deve raccontare anche, però, che non è tutto. Le fa: cioè, tu devi prenderti le tue responsabilità. I miei genitori mi hanno buttato fuori di casa e io non ho un posto dove andare. Dovremmo trovarci un lavoro e mantenere nostro figlio. Mio padre vuole che tu, non dico mi sposi, però che quantomeno ci prendiamo, ci dovremmo prendere una casa. Mio padre, vabbè, vuole che io non si faccia più parte della sua famiglia. E credo che di conseguenza noi dovremmo farne una nostra. Quindi lui la prende malissimo. E si va a prendere un bel caffè. Per cercare di tirarsi un po' su. Ah, ma c'era già. Allora no, non la prendere, non la prendere, non la prendere. Va bene, ormai l'ha presa, ok. Tesoro, due? Ecco, un doppio caffè si beve. Rabbia. Ovviamente ora ci si mette a litigare perché dice, tu non puoi avere questo atteggiamento. Te ne stai lì, te ne vai come se tu non c'entrassi niente nella cosa, ma le cose del tesoro mio bello si fanno in due, non l'ho fatte solo io, quindi prenditi le tue responsabilità. In tutto ciò, anche Elinor rientra a casa. Scusate, anzi, prima di farla rientrare a casa, chiama a te prima di entrare, perché se no. Dai, vieni qui, cavolo. Loro stanno discutendo animatamente. Lei entra in casa, prova amore a Reina. Loro sono talmente presi che quasi non si rendono conto che Eleanor è qui, che li sta ascoltando. E praticamente ascolta tutto, chiedi della fase. E lei ora gli va a chiedere cosa diavolo sta succedendo. Che sta succedendo, ragazzi? Nessuno dei due ha il coraggio di parlare. Alla fine sarà Rabia a condividere la notizia. Lui. Smetti di osservare quella cosa. Cosa sei incinta? Siete aspettato un figlio, ma se. No, beh, ora lei è felice qui, ma non deve esserlo. Cioè, siete impazziti, cioè, voi siete troppo giovani per avere un bambino, come vi è venuto in mente? Disputa sulle prospettive della vita, disputa anche con lei. Disputa di chi è migliore. No, non voglio disputare di chi è migliore, vorrei, ecco, disputa di. Qui c'è un po' la discussione ora in corso. Risiediti, cara. Insomma, e qui loro, nella discussione, nello sconcerto, stanno decidendo. Insomma, è un bel macello, ragazzi, è un bel macello. La cosa è che lei incinta non era voluta, in realtà, perché io avevo fatto fai fichi fichi. Solo che la Magic Commander ha deciso per me. Ha deciso di andare a prendere proprio il 5% di possibilità del fichi fichi rischioso. Cioè, quindi. Lei gli sta dicendo che se deve prendere le sue responsabilità. Oddio, il cane! Vabbè, tu gioca con lei dopo, vai, ti vai a distrarre. Insomma, alla fine lui inizia a valutare seriamente l'idea di andare a vivere per conto suo. Cioè, con Rabia, non per conto suo. Perché in effetti lui sta riflettendo adesso sul fatto che.
anche se non l'avrebbe voluto, sta per diventare padre e suo figlio si merita che lui sia presente e, forse, e si merita anche una famiglia. Per quanto lui non l'avrebbe voluta, però deve almeno sforzarsi di avere una famiglia felice. E lei non è molto d'accordo però con questa scelta. Il rabbia sta dicendo, vabbè, però alla fine cosa dobbiamo fare? Tra un po' saremo maggiorenni, quindi effettivamente non manca tanto perché lui diventi maggiorenne. 3 giorni. E lei? Ah, lei meno due addirittura. Quindi vabbè, Kieran, fatti anche una doccia fredda, che sei molto infuriato. In realtà per la fase. Ah, per il torto da ambo le parti. E alla fine lei riflette, intanto mangia questi maccheroni al formaggio, lascia stare un secondo Reina, mangia. E lei è qui che riflette. Riempi e chiama Reina per mangiare. E lui decide di distrarsi. No, rabbia, mi hai rubato il computer, mi serve. E ora dove cavolo la metto a dormire, rabbia? Porca miseria. Vabbè, Elinor per stanotte gli cede loro il letto finché non troveranno una sistemazione. Per forza. E lui si scrive un racconto molto infuriato. Il balletto inverso e altre storie. Storie di un padre adolescente. Un libro che parla di avvenimenti imprevisti e sul diventare padre troppo presto. Kieran Lush. E vai, almeno intanto lui fa qualcosa. Lei mi sta dando da mangiare, bravissima. Svuota qui. Cosa che hai visto di così? Vittoria per nessuno, lei sta dormendo qua. Dormi. E anche lei ha sonno, quindi la mando a dormire. Ora ragazzi, io faccio un taglio e ci rivediamo, diciamo, a sistemazione avvenuta, come se fosse, boh, non so, un passato mese, qualcosa del genere, anche perché, insomma, ormai manca poco, però volevo che ormai si cominciasse a vedere la pancina. Secondo trimestre. Quindi ragazzi ci rivediamo tra poco. Dividerò i fratelli, quindi da ora in avanti staremo un po' con l'uno e un po' con l'altro. Allora ragazze, al momento siamo con Elinor, nella nuova clinica veterinaria, che sta riempiendo tutte le ciotole. L'ho ricomprata perché nel trasferimento era rimasta la clinica vecchia all'altro e non va bene. L'unica cosa che mi dispiace è che ho perso tutti i punti che avevo degli extra. Ecco, un altro cliente, perfetto. Shivon, buonasera. Salutiamo il paziente. Lei continua a pensare alla situazione di suo fratello e non è affatto felice di questo. Però non può farci nulla a parte stargli vicino. Suo fratello praticamente è rimasto a vivere nel loro vecchio appartamento. E lei attualmente si è trasferita in un altro appartamento, sempre lì a San Myshuno, e ha ripreso la clinica veterinaria. Era un po' indecisa se farla tornare a vivere proprio in una casa in campagna, come se la tornasse nella casa dei genitori, però al momento ho preferito restare comunque in città. Ascoltiamo il cuore, misuriamo la temperatura. Dai, muoviamoci un attimo. Andiamo la via di mezzo. Ok, pelo glaciale fin qui si vedeva anche ad occhio nudo. Ascoltiamo il respiro, poi calmiamola di nuovo.
Abbiamo raggiunto il livello 7. Cosa? Perfetto. Ok, abbiamo la terapia, pratico un'iniezione carico antivirale. Perfetto. Io direi che ora vado avanti da sola, più che altro perché volevo rifare oh, gli ho già fatti, perfetto. E allora, se non c'è più nessuno, e non c'è più nessuno, direi che possiamo chiudere al momento. Ecco, io volevo questo. E volevo assumere l'altra sim, che ecco, lo sapevo che ora non c'è più. C'era la sim che era molto brava nella veterinaria. Abbiamo il nostro vecchio Giulio Bianchi. Però onestamente non ci voglio lui. No. Non voglio lui. Non lo ritroverò più la sim che volevo assumere. Mannaggia. E vabbè. Fa niente ragazzi, fa niente. Direi. Non so se passare. Ma stiamo un altro po' qui un attimo. Cambiati d'abito. Ti metti più sportiva. E affronti il percorso di ostacoli insieme a Reina. Ok, affrontalo vestita così, fa niente. Ah no, si è cambiato. Andiamo Reina, proviamo a vedere come te la cavi. Ce la farà la nostra cucciola ad affrontare il percorso senza errori? Dubito. Forza, forza, coraggio, entra. Bravissima. Bravissima Reina, bravissima. Dai, salta, fatti coraggio. Oh, piccolina! Adoro i canini quando fanno queste. Quando cadono, anche se poverini. Una fotina? Ce la facciamo la fotina? Mentre vi allenate, dai. No, tesoro, dovevi andare a dritto. Abbiamo già fatto due errori, vabbè, pazienza comunque. Apprezziamo lo sforzo, non so cosa è successo. Scusatemi, è andata giù l'immagine, chiedo scusa. Comunque abbiamo già fatto due errori e faremo anche il terzo. Baciala. E abbracciala, poi possiamo andare a casa. Di cosa hai paura, tesoro? Non siamo andati molto breve. Molto bene, 4 errori per 58 minuti. Cioè, insomma, non siamo stati proprio dei campioni. Però va bene, noi ti vogliamo bene comunque, Reina. Non importa. Amore. Ok, io tornerei giusto gli ultimi 5 minuti da Kiran e Rabia, che ora vivono insieme in quell'appartamento. Al momento, poi non so, magari si trasferiranno, però per ora saranno lì. E poi vabbè, niente, dalle prossime volte staremo un po' di qua, un po' di là, visto che ora sono due unità abitative distinte. Quindi, ragazzi, niente, abbiamo due adolescenti che vivono soli. Oh amore, aspetta, devo fare un'altra foto. Aspetta, aspetta, amore. Cuccioli. No, vabbè, sono meravigliosi. Vabbè, andiamo da Kiran. E poi per chiudere in bellezza questo capitolo. Eccoci qua, Kiran era al computer. Ah, e ora sta parlando con lei. Gli sta facendo vedere delle foto, probabilmente le ecografie che ha fatto lei. Lei un po' lo soffre, questa gravidanza. Magari però, tesoro mio, vestiti, ti prego. Tutti così ce l'hai, eh? Ok.
E tu continua a scrivere storie di un padre adolescente. Loro non hanno più un animale domestico in realtà, quindi vediamo qual è la sua aspirazione. Favolosamente ricca. Beh, buono. Lo eri prima, ma... Oh, diavolo! Mi sono dimenticata di toglierli quando ho venduto la... Ok, la clinica mi aveva dato 116.000 simoleon di ricavato, quindi togliamo e lasciamoli con 2.000. Tu potresti dipingere, dai, fa un dipinto classico grande, giusto per mettere un po' di soldini. I suoi tratti, romantica sicura e a sapienza affaristica, vista l'aspirazione, ecco. Lui è annoiatissimo, lui ha voglia di uscire, già stufo della vita di coppia, specialmente con una donna, una ragazza che lui non, con cui lui non si sarebbe messo, lui, fondamentalmente. Lui era già pronto a passare oltre, ecco. Però... Il destino in questo caso è stato beffardo, ed è proprio il destino perché non l'ho nemmeno scelto io. Ma guardate come batte sulla tastiera, proprio, oh mio Dio, che vita grama. E lei sta disegnando il coniglio sociale, buono. Poi hai fame, quindi... Fai così, questo ve lo vendete, che tanto non ci serve più per il momento. Servi il pranzo, fai del formaggio grigliato, sperando che tu non mi dia fuoco a tutta la casa. Certo, a questo punto, questo lo vendiamo perché il coprifuoco non ha più senso resistere, ora che non c'è più un adulto, no? Cioè, oddio, che fine ha fatto? Ok. Non essendoci più un adulto, non ha più senso resistere la bacheca. Non c'è più il coprifuoco in questa casa. Lei, nonostante tutto, vorrebbe fare una piccola festa con gli amici per festeggiare questa novità, insomma, questa gravidanza. Kiran dice, ma per quale motivo dobbiamo, cioè, non c'è niente a festeggiare, siamo due disgraziati a 16 anni a mettere al mondo un bambino senza neanche che poi ci sia stato questo amore travolgente. Però lei... Insomma, comunque alla fine, forse perché è donna, la vive un po' meglio questa cosa della gravidanza. Non che ne sia felice, però. Ok, lui è qua, c'è ancora la pallettina di Reina. Mia cucciola. Queste ce le vendiamo. E vabbè, mi hanno veramente sconvolto un po' i piani perché non era questo che avevo intenzione di fargli fare a lui. Però, vabbè. Alla fine anche gli imprevisti possono essere carini perché ti danno modo di vivere delle storie che non avresti vissuto in altri modi. Consigli attività divertenti a qualcuno. Cioè, vedete, comunque loro non è che lui scrive e non la sta considerando molto. Lei mangia da sola, quindi... La vicina vuole venire a mangiare da noi, ma anche no. Puoi anche tornartene a casa, no? Va bene, ragazzi, io direi che per questa puntata possiamo fermarci qui. Volevo tornare in casa di Kieran giusto per vedere come se la stavano cavando, per dargli un saluto. Però anch'io adesso saluto voi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like o un commento. Idem se non vi fosse piaciuto. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale per restare aggiornati sulle novità, su tutti i video che usciranno. E vi auguro una buona giornata. Sul sul!